Daniel Campisi, organizzatore di Eco Dolomites, è un'edizione con moltissime vetture, da quello che ho visto. Marcello, ciao, benvenuto qua a Brunico prima di tutto. Sì, tante vetture, quest'anno è già la settima edizione di questa Alperia Eco Dolomites e quest'anno sì, più di 88 vetture qua a Brunico pronti alla partenza per fare i quattro passi dolomitici in mezzo al nostro territorio che è anche sito UNESCO. E oltre a quello che è il territorio, che lo sappiamo è stupendo e bellissimo, c'è una particolarità di questa manifestazione che non è soltanto il ritrovo di appassionati, di gente che ama i veicoli elettrici, ma ha anche un risvolto tecnico per lo sviluppo di infrastrutture. Quello che noi cerchiamo di fare, Marcello, per sensibilizzare le persone e le istituzioni a cambiare mentalità, quindi a usare i veicoli elettrici, andare via diciamo da quello che è tutto il mondo del motore a scoppio che comunque danneggia la nostra natura, è un grande lavoro culturale che dobbiamo fare affinché funzioni. È giusto quello che dici tu, ci devono funzionare alcune questioni tecniche, chiaramente le ricariche delle vetture, quindi abbiamo bisogno di stazioni di ricariche, ma anche la comunicazione, devo sapere quando una stazione di ricarica è libera, devo sapere dove sono, e per questo molto importanti le piattaforme come per esempio la EV Way, ma ne cito una italiana che opera in tutta l'Europa, di quelle che danno appunto questa panoramica delle stazioni di ricarica affinché uno che abbia una vettura elettrica possa effettivamente muoversi al di là di quello che è il territorio diciamo più stretto vicino alla casa. Dalla prima edizione, adesso siamo alla settima, come è cambiato questa organizzazione? Vedo che si sta ingrandendo sempre di più. È vero, però quello che fa battere il cuore per riuscire a svolgere la manifestazione è sempre uguale, quindi rimane uguale, anche lo spirito è sempre lo stesso. Chiaramente abbiamo dei numeri diversi, all'inizio facevamo difficoltà ad avere 20 veicoli, mi ricordo la prima manifestazione, c'erano comunque più vetture elettriche qua che al salone dei motori elettrici a Parigi o a Milano, quindi tantissimi sforzi sempre, quindi è aumentato chiaramente come numeri, come persone, come anche come organizzazione, perché siamo cresciuti anche noi come team, chiaramente possiamo dare una mano di più anche agli sponsor che ci sostengono, e in più avevamo solitamente una giornata sola, facendo i quattro passi, o da una o dall'altra parte, dalla Val Gardena, dalla Val Badia, e quest'anno abbiamo aumentato a due giornate, partendo quindi questa volta da Brunico, ci fermiamo quindi poi Passo Furci, andiamo sopra le Corone, vediamo il Mountain Mason Museum, quindi integriamo una parte culturale che è anche importante, perché non è che vogliamo solo promuovere una mobilità, ma è culturalmente qualcosa di diverso, quindi deve essere integrato non solo la mobilità che devo muovere, ma anche tutto quello che faccio, perché mi muovo per effettivamente fare qualcosa, o faccio turismo, o lavoro, o ci sono altri motivi per cui mi muovo. E c'è da dire anche che il turismo è un aspetto molto importante, perché parlavamo delle infrastrutture, ma niente di meglio che per un albergo, per una struttura turistica, dire noi abbiamo anche la colonnina di ricarica, quindi se volete venire con la vostra auto elettrica potete venire da noi, pranzare, cenare, fare shopping e nel frattempo vi caricate. Allora, all'inizio, alla prima edizione dell'Eco Dolomites abbiamo sempre detto in futuro sarà importante per il turismo, adesso come hai detto tu è importante per il turismo, quindi adesso avere una destinazione turistica senza stazioni di ricarica ufficiali e senza alberghi, ristoranti, quindi coloro che gestiscono operativamente il turismo, senza la loro operatività per gestire la mobilità elettrica non può funzionare, quindi siamo già nel mezzo, è già partita l'era dell'elettrico, già partita, quindi siamo in bel mezzo e aumenterà a grande vista, quindi non riusciremo a guardare dietro che già cambieranno le cose molto velocemente, quindi è importante che ci muoviamo adesso, che tutti gli operatori turistici si muovano anche in questo senso, assolutamente. E questo, come puoi immaginare, è musica per le orecchie dell'Electric Motor News. Grazie Daniel e in bocca al lupo per questa manifestazione. Grazie a voi, ciao.